cari amici, bentrovati dalla vostra fata zucchina, e per voi che restate a casa, oggi si parte per un nuovo viaggio magico insieme nell'agroalimentare italiano e di nuovo alla volta delle lenticchie che a voi piacciono tanto, ce l'avete detto, ed eccole di nuovo qua. E in effetti sono un toccasana, ma soprattutto, oltre ad essere uno spettacolo per il nostro organismo, sono anche una meraviglia per i nostri occhi con il loro gioco cromatico nel momento della fioritura. E adesso magicamente ci spostiamo ai piedi dell'altopiano di Colfiorito. Siamo in una bellissima frazione di Foligno, quindi siamo in Umbria, vicino a Perugia, e di che cosa c'è? Una tradizione sostenibile e secolare di produzione delle lenticchie, quelle leggermente più piccole ma molto gustose, con la buccia fine che non dà fastidio al nostro intestino, e ci mettono anche meno tempo a cuocere. Ma perché le colleghiamo a una leggenda? Ebbene, la terra dell'Umbria probabilmente è stata resa così buona da una creatura particolare, una fanciulla bellissima di nome Silvia, che era la figlia del mugnaio del Mulinaccio, un mulino che si trovava proprio vicino a Foligno, all'interno della palude che occupa la gran parte del parco naturale regionale di Colfiorito. Ma cosa c'entra la Silvia? Beh, lei, oltre a essere molto bella, era anche dotata di una gentilezza, di una cordialità e di una solarità proverbiale, tanto che in molti si innamorarono di lei. Ma c'era anche un'altra cosa a caratterizzarla: una grandissima sottana colorata con la quale amava sempre svolazzare mentre raccoglieva il grano. Accadde però un inverno molto molto rigido, con tanta neve, a cui seguì una primavera con molta molta pioggia, e durante una giornata particolarmente piovosa la ruota del mulino prese a girare, 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 finché lei rimase trascinata con la sua sottana e fu portata via dall'acqua. Che cosa accadde? Purtroppo Silvia morì, ma dalla bontà che aveva nel cuore rinacque la terra d'Umbria, e per questo anche le lenticchie sono così buone. E allora cosa facciamo? Le prepariamo? Le trasformiamo in una ricetta che ci fa andare psicologicamente fuori casa, restando a casa, il lentichiab, ovvero il kebab di lenticchie. Ecco la nostra grande innovazione dopo riso e ceci o pasta e fagioli, perché i carboidrati vanno abbinati alle proteine dei legumi, e quindi portiamo la nostra magia in tavola semplicemente partendo con della verdura. Quindi utilizzerei della cipolla rossa, un po' di sedano e una carota, andiamo a pulirle, le frulliamo per avere una sorta di soffritto da buttare in pentola insieme alle nostre lenticchie. Basteranno 30 minuti di cottura, uniremo le lenticchie al doppio del loro peso in acqua con le verdurine e le lasciamo cuocere mezz'oretta. Intanto ci portiamo avanti e prendiamo i nostri pomodori, li laviamo, li affettiamo, e una volta che le lenticchie sono cotte con le verdure andiamo a farcire le nostre piade. Ovviamente le utilizziamo già fatte, così andiamo più veloci, le apriamo e voilà, lenticchie, poi un po' di pomodoro, aggiungiamo anche un pochino di olio, volendo potremo profumare il tutto con un po' di spezie che vanno ad aiutarci a eliminare che cosa? Il sale, che non piace alle nostre arterie. Quindi io direi un po' di paprika, un po' di cumino e infine un pochino di insalata iceberg per adornare così qualche ciuffetto, e poi andiamo a chiudere le nostre piadine. Possiamo arrotolarle o semplicemente piegarle a ventaglio. Che cosa abbiamo di qua? Beh, tanta salute, con proteine, ferro e fibre. Cosa volete di più? La magia di questa ricetta da consumare insieme, e soprattutto ringraziando l'altopiano di Colfiorito e la magica bontà di Silvia, che ce l'ha donata con la ricetta autografata di oggi.